Allora, dunque sono presenti 17, quindi possiamo intanto aprire. Ci sono 7, sì, allora 17 presenti per la Presidente, quindi 18. Ci sono 7 assenti e 2 sono giustificati, sono Gugliotta e Pompei. Allora, apriamo quindi la seduta. La prima cosa che facciamo sono gli scrutatori, nominiamoli subito e saranno il consigliere Tosatti, il consigliere Cunnella e il consigliere Toti. Allora, passiamo anche subito direi al primo punto all'ordine dei lavori di oggi, dell'interrogazione numero 49 a firma dei consiglieri Biondo, Vitrotti e Ciancio, avendo ad oggetto nuovi cassonetti AMA, quartieri Statuario, Capannelle. Lascio quindi. Sì, scusi Presidente, volevamo chiedervi se possiamo aspettare che si fanno le fotocopie per avere l'atto. L'interrogazione? No. Ah, certo, ok, scusate. Sì. Facciamo prendere intanto. Intanto faccio subito mettere anche a verbale, come più volte richiesto, la situazione delle interrogazioni. Sono state risposte, hanno avuto risposta le due scritte, la 42 e la 34, e oggi rispondiamo alla 49. Allora, relazione sì. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Intanto grazie per essere venuti a rispondere su questa interrogazione che è relativa ad un tema che, come sapete, è molto sentito in alcuni quartieri del nostro municipio e sui quali, se mi permettete, dirò qualcosa in più rispetto alle questioni che abbiamo esplicitato nell'interrogazione, perché nel frattempo giustamente e fortunatamente sono successe delle cose. L'interrogazione è relativa all'installazione di nuovi cassonetti nei quartieri di Statuario e Capannelle, e giusto per ricapitolare, si tratta di un bando di gara in 5 lotti, che era un bando della passata amministrazione, dell'amministrazione Marino, pubblicato sulla Gazzetta ad agosto 2015 e solamente aggiudicato dalla giunta Raggi, ma su questo diciamo non mi voglio soffermare, nonostante ci siano anche su questo delle informazioni scorrette. La questione è relativa al fatto che nel quartiere di Statuario e Capannelle sono stati installati dei cassonetti che appartenevano al quinto lotto della gara, che era
il lotto dedicato al municipio di Ostia. Ora chiaramente noi siamo solo contenti se rispetto a ciò che era previsto nel nostro municipio si aggiungono cassonetti rispetto al previsto. Diciamo che una domanda che non è al centro del dibattito, che però ci teniamo a porre, è in che modo, se alcuni cassonetti non erano stati assegnati e andavano redistribuiti, sono stati redistribuiti nel settimo municipio, perché come sapete sono in queste ultime settimane sono state messe in giro delle voci inappropriate, come ad esempio il fatto che alcuni dei comitati di quartiere hanno sostenuto che i cassonetti erano stati distratti da parte del settimo municipio semplicemente sulla base della capacità della nostra presidente, qui evidentemente facciamo i complimenti di aver distratto questi cassonetti, ma che quindi solo alcuni municipi erano riusciti in questo intento e altri no. E quindi volevamo semplicemente da questo punto di vista capire se effettivamente dobbiamo fare un applauso alla presidente del municipio perché è stata particolarmente brava, ma contemporaneamente vorremmo chiedere alla sindaca Raggi qual è il criterio sulla base dei quali, se i presidenti sono più bravi, si distraggono dei cassonetti, e se invece i presidenti sono, diciamo, meno capaci, quei cassonetti non vengono portati in alcuni quartieri. Non perché, ripeto, non siamo contenti di quello che è accaduto, ma perché vorremmo capire se su questo c'è trasparenza rispetto alla programmazione, perché chiaramente non compete a questo consiglio giudicare questa cosa, tant'è che la stessa interrogazione è stata presentata in consiglio comunale, ma sicuramente è una cosa positiva per il settimo municipio, un po' meno per altri municipi, ad esempio tra cui Ostia, dove il consigliere Ferrara invece va in giro dicendo che i cassonetti sono stati aumentati. E allora la prima domanda è: intanto come si fa a distrarre delle risorse oggetto di una gara senza fare un'altra gara? In questo caso veramente senza polemica, ma per capire in futuro come faremo anche noi a diventare dei bravi presidenti di municipio. E al netto di questo, veramente fuori dalla polemica, perché su questo, diciamo, non voglio più fare dell'ironia, però la domanda è appunto, in nome della trasparenza, con quale criterio all'interno del settimo municipio, non solo, ripeto, sono stati acquisiti questi cassonetti dal quinto lotto della gara, ma con quale criterio sono stati assegnati a certe vie e a certe altre no? Ad esempio, nella scorsa consigliatura il comitato di quartiere, in questo caso il senatore Capannelli, aveva richiesto contemporaneamente l'installazione di nuovi cassonetti in diverse vie del quartiere. Per quale motivo a via Squillace e a via Lacchio Claudio sono stati posizionati nuovi cassonetti, ad esempio, veramente solo a titolo esemplificativo, a via del Calice no? Qual è stato il criterio che questa amministrazione ha utilizzato per scegliere intanto i quartieri all'interno del municipio e poi determinate vie? Su questo chiediamo semplicemente più trasparenza, perché chiaramente noi non abbiamo avuto modo di discutere di questa questione né in commissione né in consiglio prima di oggi. E quindi all'inizio dell'interrogazione c'era una questione legata innanzitutto alla legittimità di questa cosa, sulla quale chiaramente chiediamo se è tutto regolare, ma semplicemente perché è quello che ci compete come opposizione, ma in più vi chiediamo qual è il criterio per cui alcuni quartieri hanno i cassonetti nuovi e altri no, se ci sarà su questo invece un lavoro che non è ancora stato terminato, e quindi se potete, diciamo, renderci edotti di questo percorso. Grazie. Lascio la parola alla presidente Lozzi. Allora, chiariamo un po' di cose. Intanto la legittimità dei bandi su come vengono svolti sono bandi effettuati da AMA, ed è AMA o ANAC gli organismi ai quali bisogna chiedere se il bando è stato svolto secondo regolarità. Ciò che so io è quello che appare sul sito di AMA, cioè che sono stati fatti 5 lotti, 5 lotti dedicati tutti al Comune di Roma e dettagliati solamente all'interno di una parte del bando diviso per municipi. Non sono stati spostate cifre che a me risultano, sono stati semplicemente assegnati 3 lotti, 2 deserti. Con i 3 lotti assegnati, AMA, pubblicando sul suo sito, ha deciso di coprire tutte le esigenze di Roma, anche perché tutta Roma, a me risulta che paghi, i cittadini di tutta Roma pagano
alimentari e quindi quando si sono trovati, penso, presuppongo, perché ho visto i 5 lotti, 3 assegnati, e Ama che dice partirà la sostituzione dei cassonetti su tutta Roma, quindi non sul 7 luglio, su tutta Roma. Quindi presuppongo che, essendo comunque un contratto di fornitura, che le cui cifre sono rimaste inalterate, il cui numero di cassonetti forniti è inalterato, Ama ha semplicemente fatto, come si fa ad esempio a volte quando ci sono lotti di manutenzione ordinaria assegnati e altri in vuoto, quando ci sono delle emergenze o delle pericolosità, la legge non vieta di andare ad intervenire sulla pericolosità. Quindi penso che Ama poi abbia legittimamente, o se no possiamo chiedere approfondimento all'Ama, che lo potete fare tranquillamente, deciso che con quel numero andava a sistemare tutte le criticità maggiori, in attesa poi probabilmente di ripetere gli altri lotti. Non lo so, questo è un approfondimento che dovete chiedere ad Ama. Io quello che ho fatto in questo municipio, non sul statuario Capannelle, perché tanti territori del nostro municipio sono stati dotati di cassonetti nuovi, appena sono entrata ho ricevuto una marea di segnalazioni, non solo dai comitati di quartiere, dai singoli cittadini in tutto il territorio, e io ho fatto semplicemente quello che farebbe, penso, chiunque altro. Non serve questo per diventare bravo presidente, queste sono proprio le basi del mestiere: prendere Ama e far fare i sopralluoghi su tutti i territori che erano stati segnalati e anche oltre. Ama ha preso e ha fatto i sopralluoghi e ha verificato che effettivamente alcuni territori erano più critici di altri, tra cui Statuario Capannelle, c'era Cinecittà Est, ci stava l'Appio Claudio, in tanti altri territori è stato fatto. E quindi, una volta che hanno avuto a disposizione i cassonetti nel nostro territorio, li hanno distribuiti qua. E stanno in una prima fase, perché Ama, ad ogni assemblea pubblica e anche sul proprio sito c'è scritto che hanno appena iniziato a distribuire, quindi andranno anche su tutti gli altri territori, anche quelli che non sono stati assegnati lotti, non erano solo 7 municipi, c'era anche il primo, il secondo e tanti altri. Quindi quello che io ho fatto come presidente è stato stare col fiato sul collo su Ama e chiedere e segnalare le criticità in tante aree del territorio, accompagnarli nei sopralluoghi e soprattutto sperare che accogliessero le nostre richieste. Questo è stato fatto, io ne sono estremamente felice. Perché l'abbiamo messo in una via o in un'altra, se solo in fase iniziale, questa è una decisione assolutamente tecnica di Ama. Io non ho detto via Squillace o via Baradam o via di là, cioè ho semplicemente segnalato le aree, loro sono andati a verificare e si sono fatti loro una programmazione. Sinceramente non so neanche tutte le vie sulle quali sono stati inseriti o meno. Quindi questo è quanto, è tutto abbastanza molto alla luce del sole, tranquillo. Ama ha preso le sue decisioni sulla base delle segnalazioni arrivate dai presidenti, dai cittadini e da quant'altro. Grazie Presidente, no, diciamo che sì, probabilmente chiaramente non è una questione di tua competenza, ma ci conferma che di quella gara solo tre lotti sono stati assegnati e quei cassonetti sono stati redistribuiti. Io non so se questa cosa è legittima, chiaramente non lo sa neanche lei. No, vorremmo semplicemente capire se, come giustamente ha fatto, lei è partita dalle segnalazioni dei cittadini e su quello, come ci ha detto Ama, ha fatto dei sopralluoghi, per quale motivo alcune, però questo magari è un lavoro che potremmo fare fuori del Consiglio, per quale motivo alcune strade sulle quali erano arrivate tante segnalazioni non sono state ancora invece fornite. Io, scusate se interrompo, vorrei ricordare che se continuano nelle risposte in cui bisogna solo dire dal regolamento, perché ce l'ho davanti, se si è soddisfatti o meno, se ci sono domande, io non posso poi non lasciare la parola. Quindi non lo vorrei ricordare, perché se no poi guardate strani poi dopo quando lascio la parola. Tutto qui, grazie. Diciamo che allora premetto e mi scuso che non pretendo una risposta, mi faccio delle domande perché mi aiuta a capire cosa penso. Però semplicemente capire, magari anche nella commissione preposta, perché sulla base di quelle segnalazioni, ripeto, alcune strade sono state servite e altre no, e se invece, come dice, si è solamente in una prima fase, quali sono le tempistiche? Grazie. Io quello che so è che stanno in una fase iniziale, stanno proseguendo nella sistemazione. Se volete invitare Ama nella vostra commissione per chiedere specificatamente questo, io non ci trovo assolutamente nulla di strano né di male. Torno a ripetere, io non ho segnalato vie specifiche, ho segnalato territori con più criticità, tra questi c'era Statuario Capannelle,
sono andati a fare i sopralluoghi, hanno deciso loro liberamente da dove partire e come proseguire l'installazione. Possiamo attendere la conclusione e poi chiedere nello specifico le vie che non sono state servite, oppure prioritariamente invitate Perrella o Enzo Rossi alla commissione, loro magari vi dicono la programmazione successiva. Non credo che ci sia nessun problema su questo. Grazie. Bene, andiamo avanti, grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori di oggi ed è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6,2 del regolamento del decentramento amministrativo avente ad oggetto razionalizzazione della rete del trasporto pubblico notturna. Chi vuole iniziare con la relazione? Consigliere Aria. Sì, grazie Presidente, buonasera colleghi consiglieri. Si tratta, quello che ci è pervenuta è una bozza progettuale da parte dell'Agenzia della Mobilità, quindi elaborata da parte dell'Agenzia Mobilità, e nella quale è stata ottimizzata la rete di trasporto pubblico notturno. Tale progetto è stato discusso nell'apposita commissione in tre diverse sedute. E la commissione si è espressa lo scorso 3 di novembre in senso favorevole, vediamo adesso come si esprimerà il consiglio. Grazie. Altri interventi? Ci sono interventi, consigliera Biondo? Sì, grazie, volevo solamente condividere con tutti il lavoro che abbiamo fatto in commissione, ringraziare la Presidente perché anche per quanto riguarda le linee notturne, come era successo qualche mese fa, ci è arrivata una proposta di modifica da parte di Agenzia per la Mobilità che abbiamo avuto modo di approfondire e sulla quale come Partito Democratico abbiamo deciso di votare favorevolmente in commissione per un motivo preciso, ovvero abbiamo verificato insieme agli altri commissari le modifiche alle linee che chiaramente riguardavano il settimo municipio e su queste siamo stati molto favorevoli a due modifiche che ci tengo a ricordare, che sono il prolungamento della linea 664 fino alle 2 di notte e non solo fino a mezzanotte, quindi con un aumento di servizio per i quartieri di Statuario, Cavarnello e Quarto Miglio che sono servite da quella linea. Un'altra cosa importante è il prolungamento della linea N27, che era una linea notturna che prima arrivava solo fino al Policlinico di Tor Vergata e adesso invece viene prolungata fino a Via Passo Lombardo dove c'è la casa dello studente, quindi come potete capire quanto sia importante per quella zona prolungare una linea degli orari notturni. Era una richiesta che veniva da tempo anche dalle associazioni studentesche di Tor Vergata, in particolar modo dall'associazione Unirete di Tor Vergata, che su questo abbiamo avuto modo di sapere, aveva fatto anche una battaglia negli anni scorsi, perché chiaramente rispetto alle altre due università le case dello studente di Tor Vergata sono una zona periferica della città e quindi sulle quali siamo contenti e favorevoli. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Neanche dichiarazioni di voto, a questo punto passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Diciannove voti favorevoli, quindi atto approvato all'unanimità. Punto successivo, mozione avente ad oggetto giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre 2017, a firma dei consiglieri La Zanzera, De Chiara, Labi, Sozzicoli, Tributi, Vitrotti, Biondo e Cerconi. Consigliera La Zanzera. Grazie Presidente. Allora, volevo ringraziare la Commissione, cioè anche le consigliere di opposizione per aver
firmato questa mozione presentata in occasione della giornata per il contrasto alla violenza sulle donne. E vado a leggere la mozione e poi Kenya che ha dei punti importanti. Allora, premesso che la giornata internazionale contro la violenza sulle donne è una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54-134 del 17 dicembre 1999. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza ed ha invitato i governi e organizzazioni internazionali a promuovere attività volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in quel giorno. L'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. A partire dall'anno 2005 in Italia solo alcuni centri antiviolenza e case delle donne hanno iniziato a celebrare questa giornata, seguite poi negli ultimi anni anche dalle istituzioni, che partecipano attraverso l'organizzazione e promozione di specifiche iniziative politiche e culturali. La Convenzione in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, chiamata comunemente Convenzione di Istanbul, che ha tra i suoi principali obiettivi l'individuazione di una strategia condivisa per il contrasto alla violenza sulle donne, la prevenzione sulla violenza, la protezione delle vittime e la perseguibilità penale degli aggressori, è stata recepita dall'Italia il 19 giugno 2013. La violenza maschile sulle donne è la prima causa di morte delle donne in tutto il mondo. Oramai quasi quotidianamente veniamo a conoscenza di donne di ogni età, violentate o perseguitate o uccise per mano dell'uomo. Gli omicidi in ambito familiare in Italia sono dovuti spesso ad incomprensioni e tensioni familiari, il desiderio di separarsi, l'affidamento dei figli. Sono 3.466.000 in Italia, secondo l'Istat 2016, le donne che, nell'arco della propria vita, hanno subito stalking, ovvero atti persecutori da parte di qualcuno, il 16% delle donne tra i 16 e i 70 anni. Di queste, 2.151.000 sono le vittime di comportamenti persecutori dell'ex partner. Il 78% delle donne che ha subito stalking, quasi 8 su 10, non si è rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto. Considerato che l'iniziativa si propone di contrastare la violenza sulle donne e promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e quindi il rifiuto della violenza di genere, visto che tra le attività del municipio volte al contrasto della violenza di genere è prevista l'apertura di un centro antiviolenza presso la sede di Villa Lazzaroni. Il Consiglio del Municipio Settimo impegna la Presidente e la Giunta a provvedere per quanto di competenza a promuovere eventi o iniziative atte a contrastare tale fenomeno e a sostegno delle vittime di violenza, in collaborazione con istituzioni, enti pubblici e privati ed altri organismi che a vario titolo si occupano della tematica. Promuovere un ciclo di incontri informativi e di prevenzione con la Polizia di Stato. Aderire alla campagna Questo non è amore della Polizia di Stato. Promuovere i percorsi con personale specializzato per favorire l'educazione ad una corretta affettività e sessualità. Aderire alla giornata di lotta contro la violenza sulle donne che sarà promossa anche a livello nazionale dai movimenti di donne e cittadini. Aderire alla giornata di lotta contro la violenza sulle donne che sarà promossa da Roma Capitale. Questo è l'atto. Volevo dire che il 27 ci sarà il primo giorno di informazione da parte della Polizia di Stato proprio sulla prevenzione e spero che sia uno dei primi incontri che possa poi proseguire per tutto l'anno. E il 4 dicembre avremo il camper della Polizia di Stato che fa questa campagna. Il camper facilita praticamente le donne che non hanno il coraggio di denunciare oppure di rivolgersi a,
a istituzioni o chi altro, facilita le persone ad avvicinarsi e a denunciare, perché il camper si trova per la strada, quindi ha questa, può agevolare, quindi può far avvicinare quelle persone che non lo farebbero mai e hanno anche paura. Grazie. Ci sono interventi? No. Consigliera Vitotti. Grazie Presidente. Devo dire che diciamo, non è possibile non essere d'accordo con quanto c'è in linea di massima dentro questo atto, perché sostanzialmente è tra l'altro anche un riassunto di purtroppo dati che conosciamo molto bene, che non vanno, non tendono mai ad un miglioramento, ma invece sono purtroppo cifre che allarmano sempre di più, perché testimonianza di un fatto che probabilmente il tema della violenza nei confronti delle donne viene trattato sinceramente e sicuramente molto di più, ma probabilmente anche le istituzioni tendono a farlo sempre e solo nei momenti in cui siamo, diciamo così, alle porte di una ricorrenza. Poi è ovvio che le iniziative, e che abbiamo anche condiviso nella commissione delle leggi, aiutano, diciamo, le istituzioni anche a mettersi in sintonia. Aiutano anche le istituzioni a mettersi in sintonia con quello che è considerato ormai un fenomeno non solo di carattere sociale, ma di carattere culturale, che coinvolge non più solo il genere femminile, ma anche gli uomini. E devo dire che nel corso degli anni, è passato un anno e mezzo, diciamo, e devo dire anche da quando abbiamo ricominciato a lavorare anche con questa nuova amministrazione, l'altro anno abbiamo avuto anche, diciamo, un momento di riflessione importante all'interno del Consiglio, ma in una settimana che si è, diciamo, tradotta in una serie di iniziative. Devo dire che questo è stato anche il segno di chi ha saputo mantenere quelle che erano anche dei solidi principi sui quali si è sempre lavorato negli anni precedenti, sia quando si era, diciamo, due municipi diversi, ex nono ed ex decimo, sia quando ci siamo rimessi, ci hanno unificato e siamo diventati il settimo municipio. E è stata, diciamo, non l'ha ricordato la Presidente, però quello che ci ha comunicato una settimana fa quando ci siamo incontrati in commissione, di avere la forse la disponibilità in tempi che sembrano essere brevi rispetto a quelle che erano state richieste fatte nel corso degli anni, ma ribadite anche in un atto votato da questo Consiglio, quindi quelli di avere degli spazi dedicati in questa sede a dei punti adattamento, e anche, diciamo, un'altra piccola battaglia di civiltà, che è quello di riservare dei posti rosa all'interno del municipio, diciamo, sta diventando forse una strategia che vedremo attuata in tempi brevi. Era una proposta che avevamo fatto, ma che insomma è stata accolta e è stata portata avanti, ne vedremo, da quello che ho capito, entro la fine dell'anno forse già i risultati. Però io, diciamo, non posso oggi non farlo anche in quest'aula, perché diciamo, noi siamo parte di una città, non siamo, diciamo, qualche cosa che è fuori dalla città di Roma, e oggi nella città di Roma tutti voi immagino sapete che si è aperta una questione che per le donne invece è seriamente preoccupante, sta generando preoccupazione non solo, diciamo, tra i movimenti delle donne, ma dentro tutta quei mondi che si sono rappresentati e che si rappresentano da 30 anni, e sto parlando della Casa Internazionale delle Donne, che come sapete ha ricevuto un provvedimento di sfratto per questioni legate probabilmente a delle morosità pendenti. Però c'è anche un altro però da dire:
che l'amministrazione attuale capitolina aveva aperto un'interlocuzione con quel mondo, anche la commissione delle elette capitoline aveva aperto un'interlocuzione con quel mondo, che pare che si sia invece interrotta quando è arrivata appunto la raccomandata di liquidazione di sfratto. Non possiamo oggi non dircele queste cose, perché se noi facciamo una battaglia per le donne e mettiamo anche dei camper di prevenzione, che ringraziamo la Polizia di Stato perché sul bullismo come sulla prevenzione del contrasto alla violenza sulle donne sta facendo molto e si sta, diciamo, accompagnando alle istituzioni in questo, però poi non possiamo chiudere degli spazi come quelli, perché non possono essere considerati alla stregua di qualsiasi altro esercizio commerciale, perché sono dei presidi di socialità, ma anche di aggregazione e di percorso che è stato al suo interno ci si riconoscono diverse generazioni, e cercare di spezzare un collegamento così importante con la città diventerebbe, diciamo così, un segnale che sicuramente non contraddistingue, diciamo, questa amministrazione, perché poi su tante cose, diciamo, le idee continuano ad essere confuse, però, diciamo, se questo segnale viene proprio dalla prima sindaca donna, veramente ci dispiacerebbe e, diciamo, non avrebbe neanche oggi senso allora votarlo questo atto, perché poi noi siamo il settimo municipio, ma noi facciamo parte della città di Roma, e quindi forse anche questo municipio deve gridare alla propria giunta e alla propria rappresentante in Campidoglio che così però forse non va. Troviamo una soluzione, rimettiamoci intorno a un tavolo, parlo al plurale perché poi sento che quello è anche un po' il mio spazio, e potrebbe essere quello di mia figlia, e spero che ci siano altri spazi. Allora io sono per ne aprirne altri 100, non per chiuderli. Quindi se ci sono delle difficoltà di carattere oggettivo, ci sono delle modalità diverse con le quali la politica deve cercare di intercettare e di risolvere il problema, perché una cosa mi hanno sempre detto: se il problema non lo risolvi ma ne generi un altro, allora forse tu sei parte di quel problema, e io non vorrei che questa amministrazione guidata da una donna diventasse un problema per le donne stesse. Poi c'è l'ultima questione che saprà la Presidente, l'altra volta abbiamo accolto così in modo provocatorio anche la mia richiesta, però come sapete l'amministrazione centrale si sta accingendo ad approvare sempre quella modifica del regolamento che prevede la chiusura della commissione delle elette. È vero, le deleghe si sposteranno dentro la commissione per le pari opportunità, però anche lì vuol dire legare, slacciare e togliere un luogo di discussione che in realtà ci ha visto anche su questi temi, diciamo, superare ognuno le proprie appartenenze, cercare di ragionare anche con delle difficoltà che sono rimaste, però anche la commissione delle elette capitolina ha dato un segnale, no, rispetto alla questione che riguardava la Casa Internazionale delle Donne, si è seduta al tavolo con loro per cercare di capire. Quindi purtroppo la contraddizione è che invece quel regolamento, quella commissione intende cancellarla, e ci auguriamo che verrà assorbita, speriamo con lo stesso intento, ma diciamo sapete che il Partito Democratico su questo è assolutamente contrario, e quindi ci auguriamo che invece, seppure noi ci possiamo anche veramente impegnare e chiedere alla nostra giunta di fare cose stratosferiche, quando però tutto invece ci rema contro, allora sarà difficile anche spiegare alla città che noi siamo, diciamo, quelli che stanno dalla parte giusta, e quindi stanno dalla parte di chi invece le donne le vuole difendere in ogni luogo, in ogni posto che, diciamo, sentono non è più vicino a loro, e diciamo sarà anche difficile dire a chi verrà dopo, anche dopo questa amministrazione, che tutto è andato bene, e purtroppo invece ci ritroviamo con una città che va sempre più spengendo le luci su quelli che sono invece i tratti distintivi della città di Roma. Rispetto a questo, rispetto alla mozione che oggi insomma la Presidente ha descritto, diciamo non ci abbiamo molto da aggiungere, nel senso che se tutto questo ovviamente andrà, e so che oggi c'è un incontro in Campidoglio, quindi speriamo che il segnale che diciamo
insomma, l'esito della riunione invece dia un altrettanto segno positivo, altrimenti veramente sarebbe anche difficile questo 25 novembre festeggiarlo o comunque fare delle manifestazioni così come questa mozione si propone, proprio come vuole l'attuale amministrazione capitolina. Grazie. Altri interventi? Ci sono interventi? Non ci sono interventi? No, lei come relatore ultimo. Ci sono interventi? No, se non ci sono interventi allora io lascio la parola alla consigliera Lazzanzera. Grazie. Allora, volevo rispondere a proposito della Casa delle Donne. Sicuramente il lavoro che si svolgeva o si svolge in questa casa, cioè noi non siamo contrari, però c'è di fatto, cioè, ci sono delle cose da considerare. Ha parlato della commissione delle elette, c'era un organo di controllo che non ha mai funzionato e che la commissione delle elette non ha controllato, quindi noi oggi ci ritroviamo con un debito enorme, cioè un debito veramente assurdo, che poi sono soldi dei cittadini. E questo è quello. Adesso oggi appunto, come diceva, c'è un incontro con l'assessora e con le varie, quindi poi si vedrà, valuteranno, si vedrà cosa esce fuori. La nostra volontà è di continuare comunque in questa, cioè oggi abbiamo portato questa mozione perché ci interessa questa giornata, ci interessa proseguire con il lavoro di prevenzione. Quindi però c'è da dire che c'è un problema, ci sono discorsi diversi che sono discorsi di trasparenza, di legalità, e che quindi vanno affrontati. Poi per carità, il lavoro ben fatto, ben venga, però bisogna capire perché la commissione delle elette capitolina non ha controllato. Poi vado a fare il mio discorso. In questo primo anno ho avuto occasione di parlare con donne che hanno subito violenza. Sapete qual è la più grande paura di queste donne? La paura di essere malate, di essere inguaribili. Noi non dobbiamo permetterlo assolutamente, dobbiamo aiutarle a riconquistare la stima di se stesse e la propria autonomia, mettere in campo azioni che le sostengano in questo, come quella di un progetto, e proprio qui voglio parlare di un progetto nostro del municipio, proprio per far capire che noi vogliamo essere vicine a chi ha bisogno d'aiuto. E quindi il progetto che abbiamo elaborato e che sta partendo, che include 13 donne in condizioni di evidente fragilità, che oggi sono ospiti in case famiglia, progetto finalizzato a fornire un alloggio nel quale possano vivere anche in coabitazione, con la prospettiva di una ritrovata indipendenza, quindi che possano sentirsi libere, sane e autonome. Quindi, come potete vedere, noi non siamo per la chiusura di niente, ma deve essere comunque tutto trasparente e legale. Quindi, anzi, noi nel nostro municipio vogliamo, per quello che ho detto prima, non far sentire le donne persone malate, ma vogliamo che ritrovino la loro autonomia, la stima di se stessi, forse quello che invece lamentano. Sentendole in quest'anno io ho capito questo. Quindi il nostro obiettivo è fare una costante campagna di informazione, e quindi a questo ci teniamo, di prevenzione, di difesa, rivolta a tutti, donne e uomini, perché anche gli uomini vanno aiutati, vanno, cioè, consigliati, educati. Però c'è da dire anche che in questo i partiti di governo ci dovrebbero aiutare, perché non devono metterci i bastoni tra le ruote, perché modificare una legge sullo stalking e considerare il patteggiamento è una cosa proprio assurda, è un'assurdità. Si possono calpestare i diritti umani, il diritto alla vita? Io penso che nessuna somma di denaro può
valere la vita, la paura, la dignità di una donna. Quindi speriamo che questo atteggiamento sparisca da questo modo di fare, perché non si può accettare. Presidente, mi scusi, grazie. C'è una replica a che questa? No, è una considerazione che ci dice la consigliera, però non capisco. Sta facendo il suo discorso e ha detto che spera che anche il governo aiuti. E il governo ci aiuti, che non faccia l'intervento, la sua discussione finale. Che non modifichi leggi che sono perfette e le modifichi in senso, cioè che danneggi poi la donna di per sé, perché io non posso patteggiare la mia vita con 1500 euro, quindi speriamo che ci ripensino e che torni tutto come prima. Grazie. Bene, dichiarazioni di voto? Consigliera Ciocconi. Sì, Fratelli d'Italia ovviamente voterà a favore, abbiamo partecipato agli incontri per la redazione dell'atto, abbiamo dato diverse indicazioni alla Commissione, ci siamo confrontate, credo che sia un atto completo e ripeto quello che ho già ribadito all'interno in sede di Commissione, ossia il fatto che non abbiamo semplicemente aderito a qualcosa che viene fatto dal comune, a giornate esterne, ma sono contenta che sia stato proposto e che poi dalla Presidente anche sia stato portato avanti una campagna che è quella appunto Questo non è amore della Polizia di Stato e che ci vede protagonisti in questo senso, quindi è un atto che secondo me racchiude il senso di questa giornata. Siamo contenti, ovviamente io in quanto componente delle lettere, i miei colleghi del gruppo, di partecipare, sicuramente riusciremo a fare ulteriori, perché parliamo di ciclo di incontri, quindi non sarà solo uno e questo è un aspetto molto positivo. Saremo favorevoli, semplicemente questa è la dichiarazione di voto. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. Anche io sono favorevole rispetto a questo atto, un lavoro che è stato fatto in commissione, importante il discorso in primis contro la violenza, assolutamente, e poi contro in questo caso la violenza di genere, perciò può muovere a tutti i livelli, specialmente nelle scuole e con forza nelle scuole. La cultura di rispetto per noi è fondamentale, assolutamente. Poi voglio dire, qui da questa risoluzione dà delle indicazioni precise, a parte l'apertura del centro antiviolenza presso Villa Lazzaroni. Ecco, Villa Lazzaroni che diventa un polo culturale, che diventa un polo anche che fa una proposta rispetto alla violenza, una prevenzione rispetto alla violenza in una zona importante come quella dell'ex municipio, è un discorso per noi fondamentale, importante e veramente necessario per quella parte della città e quella parte del municipio, che comunque è un centro di violenza che è a disposizione di tutti quelli che sono gli abitanti del territorio. La promozione degli eventi, iniziative per contrastare a sostegno delle vittime della violenza. Mi sembra importante anche aver messo nell'impegno il rapporto con la polizia, il camper, questi cicli di incontri informativi e di prevenzione con la Polizia di Stato e ugualmente la campagna Questo non amore della Polizia di Stato, perciò aver coinvolto in un discorso di prevenzione ma anche di repressione che deve essere con forza fatta rispetto a questi praticamente episodi, a queste situazioni gravissime che qui parla addirittura del 3.466.000 donne che nell'arco della propria vita hanno subito stonchi. Voglio dire, stiamo parlando di numeri purtroppo molto grossi, di numeri importanti. Qua poi ho visto nella risoluzione la violenza maschile sulle donne è la prima causa di morte delle donne in tutto il mondo. Io voglio dire, le donne non muoiono soltanto di violenza, muoiono purtroppo per le malattie,
con le quali muoiono, per le malattie con le quali purtroppo muoiono anche gli uomini, voglio dire, però non può essere la violenza maschile la prima causa di morte, perché è una delle cause di morte, ma non è la prima, perché secondo me sicuramente anche per le donne la prima causa di morte sono i tumori purtroppo e sono le malattie cardiache. Perciò ecco, voglio dire, è importante che lo ribadiamo, però ecco, rispetto a questo io farei maggiore attenzione, perché per dire che la prima causa di morte, tempo scaduto, non è vero, voglio dire, anche se è una causa di morte veramente incomprensibile rispetto a questo. Per favore, vediamo il dialogo. Quindi, causa di morte del... dichiarazione di voto? Ah, me l'aveva detto, mi sono distratta io, mi scusi. Allora, sì, ci sono altre dichiarazioni. Consigliera Biondo. Sì, grazie. Ci teniamo ad intervenire perché, diciamo, per ricordare anche qual era la mozione all'ordine del giorno, che non è, diciamo, il tema delle donne in generale, ma la questione che riguarda la giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre come ogni anno. E su questo però permettetemi di fare una precisazione, e ovvero che lasciarci in questo consiglio e andare verso sabato prossimo dicendoci che i problemi delle donne sono l'insicurezza, la depressione, i tumori e no, diciamo, prima la Presidente della Commissione ci diceva che il tema, diciamo, è l'insicurezza delle donne. Sicuramente ci sono dei temi che però non riguardano le donne, riguardano la società nel suo complesso. Invece c'è un tema sul quale dovremmo soffermarci di più, che è il tema, semplicemente, passato in termini, della violenza, che è violenza degli uomini sulle donne e non viceversa, e relegare questo tema a un tema di insicurezza, depressione, difficoltà delle donne, come è sembrato, mi sembra, diciamo, perlomeno assolutamente anacronistico rispetto a quello che leggiamo tutti i giorni sulle cronache anche della nostra città. E su questo volevo anche tranquillizzarvi, siamo assolutamente d'accordo con quello che diceva prima la Presidente della Commissione. Rimaniamo però nella dichiarazione di voto. Tant'è che il Governo ha già presentato un emendamento, perché appunto non si può scendere a patti su un tema del genere, ma il Governo stesso e la sottosegretaria Boschi con il Ministro Orlando che hanno presentato questo emendamento, per cui diciamo... Possiamo rimanere nella dichiarazione di voto, perché prima era una discussione, adesso siamo nella dichiarazione di voto, grazie. A quello che ci è stato detto, che in qualche modo si deve pur poter dialogare in quest'aula. E quindi chiaramente siamo convinti della partecipazione di questo municipio alla giornata del 25 novembre, non poteva essere altrimenti, ma ci piacerebbe appunto che questa giornata fosse anche l'occasione per aprire una discussione seria in questa città, per cui i luoghi e i servizi non possono essere solamente contabilizzati da un punto di vista economico e finanziario. Per fare un esempio, la Casa Internazionale delle Donne... Io non è che voglio... Dichiarazione di voto, sì. Non sembra veramente che voglia andare... Va bene, come sapete noi siamo presenti in aula e non partecipiamo alla votazione, ma ogni volta, nonostante questo, vogliamo esprimere il nostro parere rispetto all'altro. Ma c'è una discussione, adesso siamo nella dichiarazione di voto. Quindi chiaramente diciamo che siamo d'accordo, ma... Ma ci tengo. Lei ogni volta parla sopra, non è che voglio dire, ci c'è tengo, molto da aggiungere. Noi non partecipiamo alla votazione, ma ci sono dei motivi specifici. Noi questa volta non solo siamo d'accordo con l'atto, ma chiediamo alla Commissione e a questo Consiglio di impegnarsi di più su questi temi, di fare in modo, ad esempio, è un esempio però, che la Casa Internazionale delle Donne non venga chiusa, non perché ha un debito, ma perché dà dei servizi fondamentali alle donne che vanno nella direzione proprio di contrastare la violenza. Penso che tutti stiamo avendo più grande pazienza. Sì, vi ringrazio per la pazienza, io invece ho anche ho molte cose da dire. Sì, ma si dicono in discussione, c'è stato tutto il tempo per dire tutto in discussione. Però così siamo ancora di più per... Andiamo avanti, ci sono dichiarazioni di voto. Grazie. Sì. Uno solo? Due no. Di Maio. Allora lascio la parola da qui. Sì, va bene.
Vuole lei? Grazie, volevo, Presidente, volevo rimarcare, diciamo, questa non c'è difficoltà, perché oggi non è la prima volta che assistiamo a una discussione post discussione. Allora voglio capire la dinamica delle discussioni di aula. Esiste una fase in cui si fanno delle dichiarazioni, questa preceduta da una 3 minuti, perché uno insomma vuole spiegare le sue motivazioni, quindi deve supportare la propria decisione in funzione di quello che è stata la discussione precedente. Ora mi trovo in difficoltà perché non volevo fare una replica ad una discussione, volevo semplicemente fare una dichiarazione, però prego tutti quanti di mantenerci, diciamo, in quelle che sono le regole previste. Allora, il Movimento 5 Stelle voterà a favore di quest'atto e ringrazia la Presidente della Commissione Elette e l'intera Commissione delle Elette per questo lavoro che ci sembra veramente ben strutturato e articolato in più punti, quindi non si tratta solo di un evento, di una manifestazione, ma di un'articolazione di elementi che noi troviamo particolarmente, diciamo, di particolare efficacia contro un tema molto molto delicato, che è appunto la violenza che si perpetua quotidianamente contro milioni di donne vittime di questo comportamento scellerato. Pertanto siamo favorevoli e anche molto, diciamo, e apprezziamo molto, come qualcun altro mi, diciamo, anticipava, della presenza della Polizia di Stato, quindi anche oltre ad una serie di elementi di promozione e di informazione, anche un'azione, quindi prevista in questa mozione, anche un elemento di aiuto concreto, per cui siamo molto favorevoli a questa mozione. Grazie. Bene, votazione favorevoli, contrari, astenuti. Allora, l'atto viene approvato con 15 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, 4 consiglieri non partecipano al voto e sono Biondo, Gugliotta, Seritano e Bitrotti. Bene, a questo punto la seduta è conclusa e tempo, così lo diamo ufficialmente, io direi le 3:30, sono le 3:30, anche nel nostro... Ah, 32, va bene. Facciamo 35. No, va bene, 32.